Oggi parliamo di moda e lo facciamo insieme alla stilista Diletta Francesca Squassavia. Benvenuta Francesca. Grazie. Tu sei stata una delle protagoniste della seconda edizione della Torino Fashion Week. Com'è stata questa tua esperienza? Com'è andata? In realtà all'inizio sono stata un po' demoralizzata perché sono molto critica nei confronti di ciò che creo. L'anno scorso ho ricevuto molto successo inaspettato. E avevo paura di non essere stata all'altezza di quello che ho fatto l'anno scorso, anche perché ho proprio cambiato completamente mood. Tutti si aspettavano una collezione nera, invece cambio Sì, totale. perché l'anno scorso Francesca ha presentato una collezione totalmente appunto nera, quindi raccontaci un po', parlaci un po' di questa collezione. La collezione si chiama Back in Black e parte in realtà come capsule collection. Quindi era partita all'inizio, proprio nella mia decisione di intraprendere questo mestiere, come collezione di 7 abiti, che doveva essere una rivisitazione dei tagli degli anni 20 agli anni 80, in chiave più rock. Poi mi si è presentata l'occasione di partecipare alla Torino Fashion Week, per cui ho allungato la mia collezione a 20 abiti, per cui il discorso di una collezione totalmente Completa. nera. E quest'anno invece è arrivato il sole nella tua Esatto, collezione. sì, esatto, infatti la collezione si chiama EOS ed rappresenta il sole e i suoi riflessi sulla natura. E anche un po' per distaccarmi da questo mood di colore nero che tutti pensavano alla dark, cosa che in realtà non c'entrava più di tanto. No, effettivamente, visto la collezione nera, che noi ci aspettavamo, diciamo, un proseguimento di quella collezione, è stata invece una bella scoperta. I colori quindi che hai trattato in questa nuova collezione sono nella seconda edizione, quali sono stati? Beh, principalmente l'oro che è il filo conduttore e poi variano dal pervinca al malva, al glicine, sempre appunto con dei dettagli come possono essere appunto le frange, color oro, le catene, i pizzi. Quindi hai un po' un bel assortimento. Sì. Ecco, tu hai fatto una scelta forse l'anno scorso molto coraggiosa perché tu avevi un lavoro precedente, una sicurezza, e hai deciso di lasciare tutto e iniziare veramente a fare questo come lavoro, come professione. Sì, perché io appunto nasco come ragioniera Ragioniera, ecco. e ho iniziato a intraprendere gli studi di ingegneria e poi ho iniziato a lavorare, sono entrata nel mondo del lavoro, facevo la segretaria, contratto Questi indeterminato. posti sicuri. E mi sono resa conto che quella sarebbe stata la mia vita e assolutamente non poteva essere quella, e quindi cambio totale. La creatività ha preso il Sì, sopravvento. assolutamente. Io sono già particolare di mio, anche in gioventù io ho studiato musica in scuole private, quindi comunque la vena Artistica. artistica è sempre stata forte dentro di me. Quindi la necessità di cambiamento. Ecco, però non penso che dall'oggi al domani hai imparato a cucire, a creare abiti. Quindi quando sei partita, Assolutamente no. quando hai Quando ho iniziato? capito questa cosa qua, che avrei voluto cambiare totalmente tutto, ho intrapreso due strade contemporaneamente, nel senso ho continuato a lavorare e in contemporanea studiavo in questa sartoria di Cristina Righetti. Che è la mia insegnante, appunto, che mi ha insegnato tutto e continua tuttora a insegnarmi perché c'è sempre da imparare. Come nasce un tuo abito? In realtà non c'è una cosa definita che dia l'ispirazione, nel senso vedo un quadro e mi viene quell'ispirazione per una collezione. Da cosa mi piacerebbe indossare, da ciò che vedo sugli altri che mi piace. Dai trend, perché comunque è giusto seguire quello che è il trend, e poi io abito in mezzo ai boschi, quindi in realtà la natura Fa fa tanto, tanto. sì. Quindi la natura è sempre, diciamo, positiva perché può influenzare Sì, sempre. assolutamente, assolutamente. La prima collezione si è partita dal nero. Come mai il nero? Il nero perché dal nero parte tutto, doveva essere appunto, beh,
Innanzitutto, c'è da prendere in considerazione che ho iniziato a fare intraprendere questa cosa in adolescenza, quindi, come tutti sappiamo, il nero è il Il nero colore per fa. eccellenza degli adolescenti. E quindi per questo motivo qua, poi per il fatto appunto che dal nero che si crea tutto, era l'inizio di LA Ignis, del mio brand, e quindi perché non dare questo significato magari un po' più nascosto alla collezione? I tessuti che utilizzi maggiormente quando crei un abito, ad esempio in questa collezione, che tessuti hai utilizzato in questa ultima della Torino Fashion Week? Tantissimi pizzi ricamati e tulle ricamati e cotone di camiceria e cotone più pesante. Invece la scelta dei colori è sempre in base alla scelta della collezione, Sì, quindi sì, influenza sì, poi molto quello. sì, sì. Infatti, appunto, ho creato una con le 20 abiti con 5 uscite color lilla. Glicine, 5 bianche, 5 con le frange oro e 5 in tessuto di camiceria per Vinca. Ecco, che donna veste LA Ignis? Questa è un'ottima domanda. Una donna sicura, una donna fiera e una donna un po' dea, perché questo è quello che ho sempre voluto ricreare. Questa donna che è al di là del tempo e dello spazio, ma è oltre. Bellissimo. Quindi sicura e presente nel momento. Francesca, grazie di essere stata con noi, grazie tante. Io saluto e ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web da donningamba.com e i telespettatori di GRP.